La prontezza e l'agilità meravigliosa di Buck lo aiutarono perfettamente, ruotando sulle zampe posteriori, azzannando e lacerando. Egli era dappertutto contemporaneamente, presentando un fronte apparentemente continuo, tanto velocemente turbinava guardandosi da ogni lato, ma per non essere colta alle spalle fu costretta a indietreggiare oltre lo stagno, fino al letto del tornante, fino ad addossarsi a un alto banco di sabbia. Riuscì a raggiungere un angolo creato entro la riva dagli uomini nei loro lavori di scavo e in quell'ansia si asserragliò protetto da tre lati con il solo compito di difendere il fronte. Così bene lo difese che dopo una mezz'ora i lupi indietreggiavano sconfitti, avevano le lingue pendenti e le bianche zanne brillavano crudeli nel prelirumio. Alcuni si erano accovacciati con le teste dritte e le orecchie tese in avanti, altri erano in piedi e lo osservavano, altri ancora bevevano nello stagno. Un lupo lungo, grigio e sottile avanzò con cautela, in modo amichevole, e Buck riconobbe il fratello selvaggio con cui aveva corso per una notte e un giorno. Guaiva scommesso, e poiché Buck guaì a sua volta, si toccarono il naso. Allora un vecchio lupo magro e coperto di cicatrici si fece avanti. Buck contrasse le labbra per ringhiare, ma toccò il naso con lui. E il vecchio lupo sedette, puntò il naso alla luna e ruppe nel lungo ululo del lupo. Gli altri si sedettero e ulularono. E adesso il richiamo veniva a Buck, in accenti inconfondibili. Si accosciò anche lui e ululò. Fatto questo, uscì dal suo angolo e il branco lo circondò annusandolo in modo tra amichevole e selvaggio. I capi levarono il latrato del banco e saltarono via nei boschi. I lupi li seguirono latrando in coro e Buck corse via con loro, a fianco del fratello selvaggio latrando. E qui può finire la storia di Buck. Non erano trascorsi molti anni quando gli Etas notarono un cambiamento tra i lupi del bosco, perché ne furono visti alcune conchiazze brune sulla testa e sul muso, e una striscia bianca che scendeva in mezzo al petto. Ma cosa ancora più notevole, gli Etas raccontano di un cane fantasma che corre alla testa del branco.